Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Vereu, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo video, il video post partita di Atalanta-Cagliari, 24esima giornata della Serie A 2021-2022, terminata con la vittoria del nostro amato Castello 2-1. E l'uomo che non ti aspetti, l'uomo che non ti aspetti, Gaston Pereiro, quando mancava João Pedro per squalifica, quando mancava Pavoletti per infortunio, quando praticamente non hai nessuno là davanti, quindi giochi soltanto con Pereiro come unico terminale offensivo. Gaston, l'uguaiano, doppietta, ha fatto praticamente buttare fuori Musso all'inizio del secondo tempo, ha fatto tutto lui. Ma ragazzi, non mi voglio limitare a Gaston Pereiro perché sarebbe ingeneroso nei confronti di tutti gli altri. Ragazzi, è stato un Cagliari combattivo, è stato un Cagliari veramente che ci ha messo tutto, il cuore, l'anima. A livello tattico non abbiamo sbagliato niente, Mazzarri l'ha preparata bene ed era giusto prepararla così. Adesso è facile chiaramente dirlo perché il risultato ci premia, ma in ogni caso è stato bravo a prepararla così perché comunque nel momento in cui non hai praticamente nessuno là davanti, come pensi di giocarla contro l'Atalanta in casa dell'Atalanta? Va benissimo così. Primo tempo l'Atalanta ha tenuto il possesso di palla, il primo del gioco, ma grosse occasioni non l'ha create. La traversa di Pessina era comunque in fuorigioco tecnicamente, almeno è stato segnato in fuorigioco. Poi non so se avesse fatto gol, se appunto il VAR l'avrebbe eventualmente convalidato o meno. C'è stato un tiro di Malinowski, centrale, potente, respinto da Cragno. Poi basta, tiri dalla distanza ogni tanto, ma niente di particolarmente impegnativo per una difesa del Cagliari che è stata veramente stoica. Veramente tutti bravi. Allora, parto da Cragno perché l'ho sempre criticato quest'anno, diciamo, perché Cragno mi è sempre sembrato sottotono rispetto agli anni passati. Oggi Cragno nulla da dire, anche nel secondo tempo ha fatto delle uscite al limite della propria area di rigore con coraggio, con professionalità, la professionalità che l'ha sempre contraddistinto. Grande Alessio, ti vogliamo così. Sul gol non poteva nulla, anzi, aveva fatto un miracolo sul tiro di Zapata. Poi Palomino chiaramente l'ha buttata dentro. Lekuojanis non è riuscito ad evitare il pareggio in quel momento momentaneo dell'Atalanta. Ma Cragno bravissimo. La difesa, tutti bravi, tutti, cioè il difensore centrale, Lovato bravissimo. Goldaniga bravissimo, Obert giovane, ma che personalità di questo ragazzo, veramente bravo, bravissimo, bravo Obert. A centrocampo la diga, Marin bravissimo, ha fatto una signora partita, ragazzi, ha fatto ripartire praticamente il Cagliari sul gol del vantaggio, quello che ci ha appunto dato la vittoria, l'ha fatta lui ripartire l'azione, resistendo alla pressione di Boga, dando il pallone a Bellanova, un altro migliore in campo, e poi appunto Gaston che l'ha messa dentro. Bravo De Jola. Dalbert, vi dico la verità, ha sbagliato anche dei palloni dal punto di vista tecnico, perché probabilmente, come ha detto qualcuno in chat durante la live, abbiamo l'unico brasiliano praticamente che non è bravo con i piedi tecnicamente, però ci ha messo impegno nel secondo tempo, l'ho visto veramente dedito a correre su tutti, ci ha messo tutto, ha dato l'anima, va benissimo così, va benissimo così. Lekuojanis anche ha fatto una partita difensiva straordinaria, quando ha potuto ha spinto e dato il suo contributo. Bellanova, non ne parliamo neanche. Raul sposami su quella fascia, su e giù, su e giù, su e giù, su e giù, quanti chilometri ha corso, ma soprattutto quanti chilometri con qualità, perché poi appunto quel pallone che ha messo per Gaston ci vuole qualità per metterlo. Grande Raul. E poi là davanti Pereiro. Ragazzi, l'uomo che non ti aspetti. Ragazzi, l'uomo che non ti aspetti. Gaston Pereiro che praticamente nel primo tempo si è visto poco. E anzi, avevamo detto in chat su una potenziale occasione nel primo tempo dove appunto Bellanova l'aveva messo bene quel pallone e lui non ha tirato subito di destra, ha cincischiato, ha stoppato di sinistro, non si sapeva cosa volesse fare. Abbiamo detto usa anche il destro, hai anche il destro. E all'inizio ripresa, cross immenso di Dalbert, Grassi che meno male che sbuccia, la sbuccia nel senso che non la tocca proprio, quindi meno male perché sennò avrebbe mandato in fuorigioco Pereiro. Stop, regolarissimo, con la coscia, non con la mano, con la coscia, c'è stato anche il check, ma è con la coscia e poi il destro la mette dentro. Bravo Gaston. Poi dopo 2 minuti, bravo, in pressione sul difensore dell'Atalanta che sbaglia, mi sembra Jim City, non lo so chi era. Uscita di Musso, fallo netto, espulsione sacrosanta e quindi Atalanta in inferiorità numerica, bravissimo. Poi l'Atalanta, appunto, che comunque ovviamente il potenziale offensivo ce l'ha approvato, è riuscita a trovare il gol del pareggio con appunto Palomino, ma noi bravissimi a sfruttare la superiorità numerica. Bravo Marin, bravo Bellanova e bravo Gaston, chiaramente dentro. Io mi auguro veramente che questa partita, che questa doppietta possa essere finalmente
lo sblocco definitivo di un giocatore, Gaston Pereiro, che tecnicamente nessuno mai ha messo in discussione, ma che magari abbiamo messo in discussione da un punto di vista di utilità per la squadra, ecco, mettiamolo così. Da oggi mi auguro che parta una nuova stagione, proprio una nuova avventura rossoblù per Gaston Pereiro. Ragazzi, bravi tutti, bravo Walter Mazzarri che l'ha preparata bene. Veramente si sta vedendo la mano di Valterone, si sta vedendo la mano di Valterone, e oggi è una vittoria stra meritata dal mio punto di vista per l'impegno e l'abnegazione. L'abbiamo anche meritata perché poi dopo il 2-1 abbiamo avuto un'occasione con Kurfaridis, abbiamo avuto un'occasione, non mi ricordo con chi, sul finale, quindi l'abbiamo meritata, non voglio sentire niente, godimento da tutto puro, non aggiungo altro, magari domani quando sarò più calmo, se vorrò, farò un'analisi un pochettino più tecnica, diciamo, della partita, ma oggi si gode. Ragazzi, siamo in questo momento fuori dalla zona di retrocessione, dobbiamo aspettare che giochi il Venezia deve giocare oggi, deve poi recuperare un'altra partita, ma intanto psicologicamente vuol dire veramente tanto. Facciamo partire questo mese di febbraio difficile per quanto riguarda gli impegni nel miglior modo possibile. Dai ragazzi, un bel pollice in su, iscrizione al canale a manetta, voglio l'iscrizione al canale, un bel commento qui sotto e godiamo tutti insieme. Forza Castello sempre, ci vediamo presto. Ragazzi, dai che ci salviamo, dai che ce la facciamo!